serata per far rivivere la chimera e per poter immergersi in una cerimonia evocativa. Ad Arezzo, un evento dedicato al misterioso manufatto, simbolo della città e della storia aretina, scoperta durante gli scavi del 1553. Ho voluto dare vita veramente alla chimera e a quella che poteva essere una cerimonia evocativa fatta nel luogo dove la chimera poteva essere residente, un luogo dove la sera all'imbrunire la magia del fuoco e dei profumi, veramente il mito si trasforma in realtà. Grazie al libro Chimera com'era, il mito svelato, sarebbe stato ricostruito l'aspetto originale dell'opera risalendo a quando nel IV secolo a.C. fu collocata come dono votivo all'interno di un tempio o di un altro spazio riservato al culto. Rappresenta un leone asiatico, quindi un leone ben più snello di quello africano, e fatta con una tecnica meravigliosa e con dei particolari che fanno scoprire la capacità di questo popolo, assieme anche a maestranze elleniche, ma di fare opere veramente fantastiche. Ad accompagnare la serata anche una lira ricostruita fedelmente sulla base della pittura vascolare greca. Il carapace è di testuggine, che è la tartaruga di terra, le corde sono di budello, la pelle per la cassa armonica è di somaro e le corna sono di antilope. E dato che tutti questi elementi sono quelli che c'erano allora, il suono di questo strumento è grosso modo quello che era il suono della lira degli antichi greci. Musica, profumi, ma anche sapori di tanti secoli fa. Ho riprodotto come potevano fare il vino gli Etruschi 2700 anni fa. Il vino, da quando è nato l'uomo 8000 anni fa, si fa con l'uva spremuta, per cui non c'è niente di nuovo, ma la profumazione, i sapori della coibentazione delle anfore trasferiscono al vino dei profumi, delle sensazioni totalmente differenti al palato di oggi, per cui ci si può immergere chiudendo gli occhi come poteva essere un vino di 2700 anni fa.